Avete la sensazione che il mercato dell'edilizia sia una svolta? Si vedono gli spiragli di una crescita, di una situazione che sta di giorno in giorno migliorando. Quali sono i segnali di cambiamento? I segnali di cambiamento sicuramente sono quelli che il cliente ricerca maggiormente la qualità, ricerca dei servizi, ricerca degli interlocutori validi, ricerca un prodotto finito che sia adeguato e sia a norma con tutte le leggi che oggi ci sono e anche con tutte le possibilità che il mercato offre di ecosostenibilità, di risparmi energetici, di uso di materiali di duraturi nel tempo. Quali sono i prodotti su cui puntate? Sicuramente il nostro forte sono i prodotti decorativi e puntiamo su questi, ma noi puntiamo molto sui servizi. Servizi che siano dal consumatore finale, offrendo la possibilità di conoscere, di toccare con mano direttamente, di partecipare dei momenti di informazione, servizi al rivenditore perché apprenda, perché conosca e possa essere preparato alle dinamiche del cambiamento, servizi al progettista, al quale gli offriamo la possibilità di partecipare dei corsi formativi con i crediti previsti dalla legge per conoscere le dinamiche, le tecniche e poter prescrivere dei prodotti che abbiano le caratteristiche corrette per quel progetto. E ritengo che oggi questo mix sia la parte vincente che mette in risalto e mette in evidenza un'azienda rispetto ad un'altra. Quanto è importante l'informazione del cliente finale? Il cliente finale oggi è sicuramente fortemente più preparato rispetto al passato. Tutti ormai siamo abituati a fare un gesto. Mettiamo la mano in tasca e leggiamo l'informazione ancor prima o nel momento, mentre ci sta raccontando un prodotto il nostro rivenditore e noi verifichiamo se quello che ci racconta corrisponde, se c'è un prodotto similare o parallelo, se c'è un prezzo similare o parallelo. E del distributore? Lavoriamo in forte sinergia con i nostri rivenditori e distributori proprio perché siano loro i nostri e i garanti anche del cliente finale, perché sono un anello fondamentale della distribuzione. Avete iniziative per comunicare meglio le vostre proposte? Noi dalla comunicazione ne abbiamo sempre fatto un elemento fondamentale, ma soprattutto una comunicazione sui target, usando una tipologia di comunicazione, uno strumento di comunicazione in funzione di quella che è l'esigenza di quella tipologia di cliente, perché il cliente vuole sentire parlare la sua lingua, cioè vuole comprendere. Aspetto impegnativo che noi cerchiamo di portarlo avanti ed è quello che offriamo alla nostra filiera di clienti.